Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 39. Quando ad un certo punto vide delle mani spuntare dal nulla e buttarono giù per le scale Sara, fece un volo incredibile e picchiò la testa al suolo. Andai verso di lei di corsa e senza pensarci due volte la portai in macchina insieme ad Este e andammo all'ospedale. «Vi prego, dottori, aiutatemi! Cos'è successo? È caduta dalle scale, gli esce molto sangue ed è svenuta!» Oddio, portiamola in sala operatoria. Se esce così tanto sangue è in grave pericolo. La presero, la misero sul lettino e la portarono in sala operatoria. Ho il cuore in gola, ho paura di perderla. E non posso vivere senza Sara. Mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, 2 ore. Ma perché ci mettono così tanto? Teo, pensa positivo, andrà tutto bene. Se non era nulla di grave, in un'ora era già fuori. E invece no. Cazzo, non pensare così. Magari stanno facendo le cose con calma perché comunque sia la testa è molto delicata. Boh, non lo so. Ho molta paura. Mi abbracciò forte, mi serviva in questo preciso momento un abbraccio. Erano circa le 3 di notte e finalmente uscì un dottore dalla sala operatoria. Dottore, quindi? Ecco, come vede la situazione è molto critica. Ha avuto una caduta fatale. Mi dispiace dirle, ma non credo che supererà la notte. No! Come? Se supera la notte è salva, ma le probabilità sono del 20%. Possiamo andare da lei? Certo, però aspettate un attimo che la trasferiamo in una stanza. La misero nella stanza ed io ed Este entrammo. Appena la vidi tutta intubata, scoppiai a piangere come non mai. Non ci potevo credere. Este mi abbracciò ancora e in meno di 10 minuti ci addormentammo.